Vesus Concept Food, un'esperienza gastronomica tra tradizione e innovazione. Vesus Concept Food è braceria, pizzeria, burgeria, gastronomia in un ambiente ampio e spazioso dal design industriale. Pizza e panini sono anche gluten free. Vesus Concept Food è anche lounge bar con il banco salumi dove gustare ricchi taglieri o semplicemente un aperitivo o un cocktail. Ampia la carta dei vini e la selezione di birre. Vesus Concept Food, Casoria. Si materializza l'incubo playout per il Napoli, clamorosa sconfitta contro il Verona per gli azzurrini di Frustalupi, ai quali bastava un solo punto per evitare il playout. Vince il Lecce, vince il Milan, le due squadre si salvano, il Napoli dovrà andare ai playout contro il Genoa che ha perso 4-2 proprio contro il Milan. 4-4-2 per Frustalupi, Napoli in campo con Ida Siak in porta, Marchisano, Barba, Pontillo, Costanzo in difesa, Spavone, Iaccarino, Sacoa, Campa a centrocampo, attacco formato da Ambrosino e D'Agostino. In fase difensiva la squadra passa un 5-3-2, Verona con Patuzzo, Ebengue, Redondi, Florio, Pierobon, Gomez, Terracciano, Grassi, Caia, Bragantini e Colistra per l'ex Napoli, Nicola Corrent, allenatore della Primavera Veronese. Siamo al secondo minuto, subito il Napoli in vantaggio, lascia presagire bene l'apertura della partita, ad andare a segno è stato il solito Giuseppe Ambrosino, capocannoniere del campionato Primavera 1, Redondi si fa superare da Ambrosino che la mette dentro e poi viene ammonito per essersi tolto la maglia, un'ingenuità che pagherà a carissimo prezzo nella ripresa. Inizio di partita scoppiettante, calcio di rigore per il Verona, quarto minuto, Sacco commette fallo su Caia, l'arbitro fischia il penalty, spiazzato Ida Siak dallo stesso Caia, 1-1 dopo soli 5 minuti. Minuto 17, tiro cross di Florio, blocca Ida Siak. Minuto 18, si rivede il Napoli, la difesa del Verona allontana su un tentativo di Ambrosino, filtrante per Spavone. Minuto 21, tiro da lontano di Pierobon, para senza problemi Ida Siak. Sul capovolgimento di fronte del Napoli, Ambrosino serve D'Agostino, slalom minare, tiro di destro che termina alto. Minuto 22, accelerazione di Ambrosino che tenta il tiro dal limite dell'area di destro, para coi pugni il portiere Scaligero, ribattuta finisce sui suoi piedi ma non riesce a mettere il pallone dentro il numero 10 azzurro. Minuto 23, ci prova il Verona con Bragantini, Ida Siak si fa trovare pronto. Minuto 35, occasione per il Verona, sinistro dalla distanza deviato da Bragantini, la palla finisce comoda tra le braccia di Hubert Ida Siak. 42, si vede il Verona, punizione di Florio, cross al centro, ancora blocca Ida Siak in uscita. Il primo tempo termina con il Napoli fuori dai playout, andrebbero Lecce e Milan a fine primo tempo, Genoa e Napoli salve, perché il Napoli appunto pareggia con il Verona, Milan-Genoa 1-2, Lecce-Torino 0-0. Inizia la ripresa, qui siamo al minuto 47, ottima occasione per il Napoli, cross in mezzo per Sacco, gran parata di Patuzzo, ci riprovano ancora gli azzurrini, ma il Verona si salva. Minuto 49, bella azione Scaligera che termina con un potente tiro di Florio centrale, para Ida Siak. Minuto 53, si deve immolare Iaccarino, ottima chiusura su un gol del Verona che era praticamente quasi fatto. Il 56, Marchisano entra in area di rigore e viene atterrato, l'arbitro lascia correre ingannato dal movimento del pallone. Il 59, cross di Marchisano dall'interno dell'area di rigore, dalla parte destra salva Redondi sulla linea. Il 66, espulso Ambrosino, fallo dell'attaccante del Napoli che viene ammonito per la seconda volta, paga a carissimo prezzo l'ingenuità della maglia tolta dopo il gol e lascia il Napoli in gran difficoltà in 10 uomini e senza il suo uomo migliore.
Minuto 83, si materializzano gli incubi del Napoli, segna il Verona, uscita a vuoto di Idasiak, gol di Flacus, Napoli ora ai playout e Lecce salvo. Minuto 90, ci prova in solitaria Medeiro, Idasiak mette in angolo. Finisce il match con il 2-1 per il Verona, un Verona che non aveva nulla più da chiedere al match. Il Napoli andrà a giocare il 20 e il 26 maggio contro il Genoa, i playout per rimanere in Serie A.